Ma noi facciamo finta che sia vera questa, tanto. Poi se vi piacciono di più i targumini, leggete i targumini. Ok? Quindi, per esempio, Adon Ai potrebbe avere questa origine. Allora, Yahweh si prende questo popolo. Popolo si fa per dire. Allora, Noè, ah sì, c'era la domanda in sospeso, chiedo scusa. Volevo chiedere, per quanto riguarda il libro di Yahweh che è scomparso, Il libro delle guerre di sì. Per quanto riguarda lui personalmente, c'è qualcosa di dettagliato su, non so, qualcosa di quotidiano, comportamenti quotidiani, una vita, non so, con qualche dharma femmina? Allora, nella Bibbia no. Che Yahweh avesse una femminuccia era risaputo e abbiamo le testimonianze epigrafiche, nel senso che nelle iscrizioni, per esempio nel sito di Kuntillat HaSherud che si trova nell'ovest, nel nord-ovest del Negev, si parla di Yahweh e della sua Asherah, cioè della sua femminuccia. Negli scritti della cultura di Ugarit, insomma l'attuale Libano, tanto per intenderci come collocazione geografica, c'erano degli ostraca, cioè dei pezzi di ceramica ben auguranti che venivano dati a chi di lì partiva e andava verso il sud, cioè nel posto dove governava questo qui, e lì sopra c'è scritto: ti accompagnino nel tuo viaggio Yahweh del Teman, che vuol dire del sud, e la sua Asherah. Gli ebrei della colonia ebraica di Elefantina conoscevano Yahweh e la sua femmina che chiamavano Anat Yahu. Allora, cosa vuol dire? Che la Bibbia che abbiamo noi, oltre a tutte le altre cose, è la Bibbia che deriva dal pensiero giudaico di estrazione babilonese, cioè quelli che sono tornati dall'esilio babilonese e che per una sorta di captatio benevolentiae si sono quindi legati a quei regnanti e poi alla dinastia Achemenide, di Ciro, eccetera, allora hanno raccontato una storia per la quale l'Egitto era nemico. Ok? Se noi avessimo la Bibbia raccontata dagli ebrei di Elefantina, cioè quindi dagli ebrei egiziani, probabilmente avremmo una Bibbia nella quale si parla della femminuccia di questo qui. Questi qui l'hanno eliminata. Eventuali successori? Di Yahweh no, a un certo punto scompare, non se ne sa più nulla. Dicevo prima che allora Yahweh ha in assegnazione Giacobbe. Facciamo così. Allora, Noè, sappiamo tutti la storia, diluvio universale, poi hai tre figli, Sem, Cam e Jafet. Parliamo di Sem, che è quello di cui si occupa la Bibbia. Sem ha tutta una serie di figli e figlie che sono elencati finché si arriva a uno che si chiama Ever, da cui derivano gli Ivrim, cioè gli ebrei. Da Ever, figli e figlie, eccetera, 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 tutta una serie di discendenti, si arriva a uno che si chiama Terach, che ha un figlio che è Abramo, un figlio che è Nahor e Aran. Di Abramo sappiamo che poi c'è Isacco e Giacobbe. Ismaele lo cancelliamo. Com'è? Ismaele lo cancelliamo. No, perché sto parlando della dinastia, quella ufficialmente. Allora, a Yahweh abbiamo letto in Deuteronomio, vengono assegnati questi qui. Non questi. C'è scritto Giacobbe. Tant'è che non possiamo mica essere sicuri che quello che si è presentato ad Abramo in terra di Ur dei Caldei gli ha detto: tu vieni con me che andiamo a combattere, fosse Yahweh. Non possiamo essere assolutamente sicuri. Poteva essere un altro. Tant'è che nella Bibbia viene chiamato El Shaddai. E in Deuteronomio 5 Mosè fa un'osservazione molto interessante.
Quando parla dell'alleanza stretta con il popolo, Deuteronomio 5, versetto 3, dice Mosè: non con i nostri padri Yahweh strinse questa alleanza, ma con noi che oggi siamo qui in vita. Cioè Mosè dice che Yahweh non ha stretto alleanza con i padri, ma l'ha stretta alleanza con loro. Quindi probabilmente con i padri ha stretto alleanza un altro. È scritto lì, nelle Bibbie che avete in casa, vero? Allora, Nahor ha un figlio che si chiama Lot. Giudici 11:24. Così scopriamo una cosetta carina. Era quello che è rimasto a Sodoma. Eh? Quello che vive a Sodoma. Lot Sodoma, bravo, ok. Allora, Giudici 11:24, lì c'è, adesso poi lo trova l'amico, c'è il comandante in capo delle forze di Israele che combatte contro dei nemici di Israele. Israele è Giacobbe, eh? È il secondo nome di Giacobbe, cioè a un certo punto Giacobbe si chiamerà Israele. Quindi gli israeliti o figli di Giacobbe sono i suoi discendenti. Allora, intanto diciamo che se leggiamo i libri storici, cioè Giosuè, Giudici, appunto, no? Scopriamo, abbiamo dei nomi ricorrenti dei nemici di Israele, che sono Moabiti, Ammoniti, Amalechiti, Edomiti, Madianiti, no? Quindi nomi di popoli nemici di Israele. Possiamo leggere Giudici 11:24? Qui è, allora dico solo com'è la situazione, il comandante in capo delle forze di Israele, lì in quella situazione lì, sta combattendo contro questi Ammoniti e sta parlando con il re degli Ammoniti. Sentiamo cosa gli dice. Dice: non spodesterai tu chiunque Chemosh, tuo Dio, ti faccia spodestare. Cioè, no, interrogativo. E non spodesteremo chiunque Geova nostro Dio abbiamo spodestato dinanzi a noi. E ora sei tu, dopo un uomo di... Basta così, basta così. Giudici 11:24, la traduzione più giusta è questa qui. Le terre di cui il tuo Elohim Chemosh ti ha fatto entrare in possesso tu te le tieni, così anche noi ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha fatto possedere. Cosa vuol dire? Che il comandante in capo delle forze di Israele dice a questo qui: il tuo Elohim ti ha dato quelle terre, tientele. Il nostro Elohim ci ha dato quelle terre e noi ce le teniamo. Uguali. Uguali. C'è nessuna differenza. Non è che dice a noi le terre le ha date Dio, a voi le ha date il vostro idoletto di pietra. No, no, no. Chemosh ha esattamente gli stessi diritti di Yahweh. I Masoreti hanno commesso un errore, perché dicono che Chemosh è il signore degli Ammoniti, in realtà Chemosh era l'Elohim dei Moabiti. Perché l'Elohim degli Ammoniti era Milcom, ma vabbè, una delle tante incongruenze, ma ce ne frega nulla. L'importante è capire che allora c'era un Elohim che si chiamava Chemosh, che aveva esattamente gli stessi diritti di Yahweh, c'era un Elohim che si chiamava Milcom, che aveva esattamente gli stessi diritti di Yahweh. Ma la cosa bella è che appunto noi che cosa abbiamo? Noi abbiamo il racconto, quello che ci viene tramandato, di Dio che ci sceglie un popolo e poi va alla conquista di una terra promessa contro gli altri popoli. Intanto in Genesi 15:18 abbiamo che Yahweh promette di dare tutta la terra che va dal Nilo all'Eufrate. Si era fatto prendere un po' da là. Perché ecco, era giovane e quindi no, poi non hanno mai più parlato di quella roba lì. Dal Nilo all'Eufrate. Allora, e quindi intanto veniamo a sapere che non è che Yahweh si occupava di un popolo, si occupava di un pezzettino di una famiglia.
È chiaro questo? Un pezzettino di una famiglia. Quindi neanche di tutta la non parliamo di tutti gli ebrei, ma neanche della famiglia di Terach, cioè quindi neanche di tutta la famiglia di Abramo si occupava. Tra l'altro mi immagino Dio che va a chiamare Abramo, quindi arriva Dio, che va a chiamare Abramo e gli dice: tu Abramo vieni con me. Io mi immagino i fratelli e il padre di Abramo che dicono: scusa Dio, voi no. Perché no? Cioè, vi rendete conto? Ma cioè, allora, quando combattevano erano la stessa famiglia. Allora, i Moabiti, sapete chi erano? Discendenti di Lot, nipote di Abramo. Gli Ammoniti erano discendenti di Lot, nipote di Abramo. Gli Amalechiti erano discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. Gli Edomiti erano discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe. I Madianiti erano discendenti diretti di Abramo attraverso la femmina Keturah. Cioè si occupavano di beghe di famiglia. Guerra tra fratelli. Guerra tra cugini, zii, fratelli, nipotini. Cioè, esatto, cioè di questo si occupava. Perché questi erano i popoli più ricorrenti, no? Come quelli con cui avevano rapporto diretto. Tant'è che Salomone, il saggio Salomone, uno degli, si dice, no? Uno degli uomini più saggi della storia dell'umanità, aveva fatto costruire dei luoghi di culto a Chemosh e a Milcom. Perché gli ha fatto costruire dei luoghi di culto? Perché Salomone sapeva bene che Yahweh oggi c'era, domani poteva non esserci più. E siccome sugli stessi territori gravitavano sia Chemosh che Milcom, cioè altri Elohim a cui erano stati affidati altri pezzi della stessa famiglia, lui sapeva che era molto meglio tenerseli buoni, no? Perché non si sa mai, eh? Cioè, oggi Yahweh c'è, domani non c'è più, intanto teniamoci buoni anche Milcom e Chemosh, perché tanto sono qui, esattamente come Yahweh. Questo è nelle Bibbie che avete in casa, nel secondo libro dei Re. Cioè, quindi, quello che voglio dire è che, al di là della grande storia che è stata inventata, la realtà biblica è questa qui. Di questo si occupava. E anche qui ci sarebbe un altro ragionamento, cioè se prima dicevo, no? Dio che definisce i confini dei popoli, poi Dio che se ne autoassegna uno, poi Dio che quando decide che gli interessano anche gli altri li va ad ammazzare per prendergli i territori, è una roba, perdonatemi, ma da psicanalisi, no? Se è lo stesso individuo, perché, ovviamente. Ma qui siamo di nuovo nella stessa situazione, perché proviamo a pensare, per quanto è possibile, facciamo sempre ragionamenti da ignoranti, ovviamente. Questi hanno da secoli rapporti con il vero, unico Dio spirituale, trascendente, creatore dei cieli e della terra. Secondo la teologia, questi hanno rapporti con le statue di pietra. Allora io dico, ma quanti giorni ci mettono questi qui a capire che i loro cugini hanno rapporto col vero Dio e loro parlano con i mucchietti di pietra? Quanti giorni ci impiegano a capirlo? Soprattutto, Yahweh dice costantemente ai suoi: sappiate che io sono un Elohim geloso, quindi se voi mi tradite con gli altri, io vi ammazzo, e lo faceva regolarmente. Ok? E questi qui però lo tradivano. Per esempio c'è un racconto dove questi qui si mettono con le femminucce dei Moabiti e si mettono al servizio di Baal Peor, che lì non si capisce bene se Baal Peor sia un attributo di Chemosh o sia un altro Elohim. Eh? Comunque, quello che sia non ha importanza. Allora, questi qui che conoscono il vero Dio, che hanno con il vero Dio un rapporto quotidiano, cioè gli parlano, lo guardano negli occhi, lo abbandonano per inginocchiarsi di fronte a un mucchietto di pietra? Posso fare una domanda? Prego. Proprio elementare, forse. Ma questa gente